due classi, diciamo così, uno dei più piccoli hanno 21 anni, i più grandi ne hanno 24. Per me è sempre una sfida, no? Parlare con persone, con ragazzi e giovani. In realtà il mio curriculum, guardate, il mio problema è sempre stato quello non di spiegare il curriculum, ma dire che non mi chiamo Mario. Io non sono Mario Monti, ma sono Luciano. Tutta la mia carriera è sempre stata a lottare contro questa omonimia, perché tra l'altro anche il professore senatore della Repubblica Mario Monti insegna la mia materia, quindi abbiamo anche questa sfortuna. Però la mia fortuna è che io insegno da lui, sempre insegnato nella Bocconi, quindi almeno questo aiuta il mio corso è maggiore. Sì, ho visto che adesso non dico meglio, anche adesso. Allora, come diceva la professoressa, io devo parlare un po' piano, non perché sono impedito, ma perché sennò i vostri amici delle altre classi non ti vedono, non avete di parlare così, sennò gli streaming non si vede bene. Allora, io un po' di anni che mi occupo di futuro dei giovani, intanto perché io sono un padre, quindi ho una preoccupazione per il futuro dei miei figli. E poi, come diceva la professoressa, io mi sono sempre occupato di economia sociale, quindi mi sono occupato di poveri, mi sono occupato di disadattati, disagiati, di immigrati, ma mi sono reso conto che non mi stavo occupando delle persone più a rischio, che siete proprio voi, cioè quelli che adesso stanno ancora a scuola e che rischiano, quando usciranno, di non trovare assolutamente niente. Diciamo, c'è questo rischio. Allora ho pensato di cercare di capire come, mi sentite? Va bene, così, parlo troppo veloce. Noi in Lombardia parliamo molto veloce, lo so, quindi facciamo tanto. Anche siciliani. Però io non parlo siciliano. Allora, vi dicevo, ho cominciato qualche anno fa, quindi, a cercare di studiare quale fosse il viaggio che vi attende, no? Perché voi oggi in realtà state viaggiando, vi state preparando un viaggio, cioè voi state facendo una valigia, nella quale mettete delle cose, ognuno di voi. Ma la valigia, la domanda è per cosa la state facendo? Uno fa una valigia, voi partite per un viaggio, andate a Roma, visitate la nostra capitale, fate una valigia immaginando di rimanere 3 giorni, sapete già che partite, avete 3 giorni a Roma. Sapete già prima che se andate a Roma in questo periodo, ottobre romano, fa anche caldo, quindi vi metterete cose leggere. Magari vi portate le scarpe da ginnastica, perché già sapete che dovrete fare un percorso magari più lungo per arrivare ai fori romani o passeggiare. Vi portate una giacca a vento, perché immaginate che la sera potete uscire. Poi partite per Roma sapendo esattamente quello. La domanda che vi pongo adesso è, ma voi invece fate una valigia che la state facendo tutti i giorni, no? Le persone vi aiutano, cioè vi state dando i vestiti, che non sono i vestiti fisici, sono i vestiti che le cose che le conoscenze che voi avete dentro. Voi sapete dove il vostro viaggio qual è? Ovviamente no, nessuno di voi sa qual è il suo. Qualcuno può avere una vocazione, un desiderio. Io da grande voglio fare l'avvocato, voglio fare il pescatore, voglio fare l'operatore turistico, però nessuno vi ha dato il biglietto per fare l'avvocato o il pescatore. Voi non avete più. Però un viaggio sapete che dovete fare. Ma non solo non sapete quanto è il viaggio che dovete fare, ma non sapete neanche qual è la vostra meta. La vostra meta la possiamo conoscere in termini temporali. La vostra meta è intorno al 2025, no? Fra una decina d'anni. Una decina d'anni per ragionevolmente, voi che siete, credo 16 anni, 17, 18, non so, 18 anni, siete maggiorenni o state per essere maggiorenni. A 28 anni ragionevolmente voi sarete arrivati a una prima meta, no? Abbiamo già spiegato che non esiste una meta definitiva, no? Tutte abbiamo una meta, però diciamo che una prima tappa di questo vostro viaggio l'avreste già compiuta. E questo è un po' il compito della scuola. La scuola vi aiuta a fare la valigia. Quello che mi sono dato io come compito è quello di cercare di capire di togliere, di ridurre gli ostacoli che voi avete, che voi incontrerete. Per questo motivo io ho cercato di lavorare sulla sostenibilità del vostro viaggio. Il vostro viaggio deve essere sostenibile alle vostre forze. Cioè se vi si dice, per esempio,
Benissimo, uno di voi ha la vocazione di fare l'albergatore, ma per fare l'albergatore dovete comprare un albergo o una licenza. Questa licenza costa 100.000 euro, beh, è una barriera, no? Considerando che le banche oggi non stanno prestando denaro ai giovani. Le banche non prestano soldi a nessuno, ma quei pochi che prestano li prestano a quelli che i soldi già li hanno, ne danno altri. Le banche non prestano soldi ai giovani. Agli anni 85, se voi andate in banca, non vi dicevano. Poi dicono, ma certo, fanno i conti per i giovani, cioè se voi mettete i soldi li prendono volentieri, ma se voi chiedete un prestito non ve lo daranno. Perché vent'anni fa, quando io ho cominciato, per esempio, i soldi li davano molto spesso ai giovani, no? La voglia di fare con i giovani, l'idea, adesso tutto ciò non succede. A questo punto, quindi, quello che io sto cercando di fare, cerco di portare anche nelle scuole, è spiegarvi non solo la gravità della situazione, ma anche qual è, diciamo, il metro per misurare il viaggio. Voi dovete capire quanto è lungo questo viaggio e capire quali sono gli ostacoli da rimuovere. Se voi lo capite, intanto siete tutti elettori, quindi chi vota, no? Il primo appello è andare a votare, perché se uno comincia a dire ma io sono disamorato del paese, succede quello che peraltro questa regione purtroppo e anche altre parti d'Italia hanno già dato, no? Cioè scappate da questo paese, perché non va bene, no? Perché se tutti scappano poi non rimane nessuno, quindi bisogna rimanere qua a lottare, ma la lotta servono delle armi. Io adesso vi voglio dare in mano un'arma per fare questo. Tant'è che infatti il sottotitolo del libro I ladri del futuro è La rivoluzione dei giovani contro i modelli economici ingiusti. E mi ha autorizzato il rettore a mettere sottotitolo, perché sono io molto d'accordo. È stato valutato che non fosse ovviamente apologia. Autorizzato è La rivoluzione dei giovani. La rivoluzione è una rivoluzione culturale, ovviamente, non sto dicendo che dovete prendere le armi. È una rivoluzione culturale. Però dovete acquisire la voce, perché avete 17-18 anni, perché siete voi quelli più profondi. Adesso vediamo. Per fare questo, però, io che cosa ho cercato, non potevo fare da solo la ricerca, allora ho trovato dei giovani delle giovani ricercatrici, delle ragazze, disponibili a fare una ricerca a tempo pieno per 6 mesi. Questa ricerca è stata fatta in un castello medievale a Sermoneta. Qualcuno ha visto, stato nel Lazio Sermoneta? Un castello, guardate, assomiglia un po' più piccolo di quello di Milazzo. Medievale, senza riscaldamento, con le stufette. Queste ragazze sono rimaste 6 mesi di inverno a fare una ricerca. E io ho fatto una domanda. Voi dovete calcolare il divario generazionale. Tutti voi, di varie generazioni, tutti voi parlate, leggete i giornali, il PIL, no? Il pensare, il crescente, il pensare, lo spread, lo studierete adesso sicuramente, si fate un po' di finanza, lo spread sale, ma nessuno si preoccupa di misurare quanto è la sofferenza del percorso che dovete fare voi per arrivare a una vita. Allora, io che sono queste ragazze, come hanno inventato l'indice di divario generazionale, misurato a livello nazionale, e a livello mondiale abbiamo trovato la formula per calcolare in maniera scientifica, affinché un giorno i giornalisti, stampa, voi stessi, possiate misurare. Il nostro sogno è che in una campagna elettorale i politici ti dicono io voglio fare questo, benissimo, calcoliamo l'impatto generazionale. Noi siamo il primo paese, in Australia, il governo australiano, ogni legge deve avere in 2 paesi, l'impatto ambientale e l'impatto generazionale. Le leggi deve prendere conto come impatterà su future generazioni che ancora non lavorano. Allora vi faccio vedere un piccolissimo trailer che racconta la ricerca di queste ragazze, a premesso di questa ricerca interessante. Come abbiamo finanziato la ricerca? Col pubblico? Assolutamente no, ci abbiamo messo degli anni. Non immaginerete mai cosa abbiamo fatto. Abbiamo convinto 24 pittori a dipingere 48 opere dedicate alla ricerca, abbiamo venduto all'asta le opere d'arte e con i soldi abbiamo pagato le ricercatrici. Il castello ce l'hanno regalato, cioè ci hanno dato il castello a disposizione per sentire.
l'arte, gli artisti, per una volta, non hanno ricevuto denaro. Gli artisti hanno dato soldi ai giovani per trovare la forma, che è un altro modo innovativo per fare la ricerca. Tutti i soldi di questa ricerca, noi devono avere artisti, i professori, sono andati tutti a ricercare. Abbiamo stipendiati per trovare la forma. Adesso vi faccio vedere se possiamo inserire le due foto. Thank you.
mi hanno rubato il futuro, ma nessuno mi sente. Quindi questo, nessuno mi sente. Quindi quello che io voglio, cerco di fare, è dare una voce a voi. Se voi dovete avere una voce, questa voce deve essere comprensibile. Ma non solo i vostri genitori, che possono fare poco ovviamente, ma ai media, ai politici. Quindi questo metro è un megafono che vi deve servire. E tenete conto che questa chiacchierata io la sto facendo in diverse scuole italiane, quindi in questo momento stanno leggendo il libro delle scuole del Lazio, questo delle scuole a Milano, Napoli, quindi è un'iniziativa che cerca di andare un po', no? Sui giovani della... Intanto c'è un manuale, un libro, dato di futuro, un editore della condizione dei giovani, che spiega un pochettino come si è arrivati a definire gli strumenti. E quindi il punto di partenza è la sostenibilità integrale. Voi avete sempre sentito da considerare, e vi assicuro che fino a 20 anni fa non era così, che la nostra capitale naturale è a rischio, no? Il nostro pianeta, quindi voi sapete già, conoscete la, per esempio la raccolta differenziata, no? Cioè almeno entrato nel vostro comune, no? E sapete che c'è la riduzione delle emissioni, ma nessuno ancora oggi vi parla invece della tutela del capitale umano. Voi siete il capitale umano. E tenete conto che il capitale umano è una formula per il quale il valore è in funzione dell'aspettativa di vita residua. Cioè, se io e lui, no, fossimo misurati in capitale umano, lui vale molto più di me. Perché io ho già fatto 50 anni di vita, quindi facciamoci le cose, però tendenzialmente me ne posso rimanere 30-40 da vivere, no? Lui invece 50 magari. Però lui invece ne ha davanti tantissimi, no? Quindi lui. Quindi il suo valore, che è una formula che moltiplica gli anni che rimangono, è superiore. Quindi il nostro paese, l'Italia, in realtà deve investire su voi, perché siete quelli, non perché siete più simpatici, ma perché avete un capitale maggiore. E quindi se lo perdiamo, perdiamo un valore. Quindi la sostenibilità generazionale è una politica, uno strumento che deve tutelare il capitale naturale. Voi siete come le, cioè vedete come parlano le piante da un'altra parte, no? Quindi l'ambiente, non tagliamo. Generazionale, non tagliamo le nuove piante di vita che siete voi, no? Perché sennò non farete frutti, non farete frutti inadeguati alla società che vi avete. Questo, allora, questo, per fare questo indicatore, le nostre tre ragazze del castello, che poi sono denominate le castellane, no? Erano lì in paese che chiamavano le castellane, minimo le castellane. Ma il castello vero avete visto, con chiavi grosse così per entrare, per uscire, bagni dentro nella torre, camere da letto, dentro sotto i tetti, insomma, non era un castello adattato, abbiamo portato tutto il grande, ogni cosa. Il problema maggiore che hanno avuto le ragazze è stato questo, i geloni perché faceva freddo, quindi scrivevano a computer con le mani con guanti, no? Faceva anche fatica. Allora, naturalmente, quindi, come abbiamo costruito questo indicatore? Abbiamo costruito un indicatore che fosse un indicatore scientifico, no? Cioè che fosse fatto da dei dati. Quindi abbiamo visto la disoccupazione, questi sono temi che voi avete sentito già nominare forse, no? La disoccupazione giovanile, nella vostra città la disoccupazione giovanile è il 60,1%, tantissimo. L'abitazione, voi a un certo punto volete comprare una casa, non volete vivere i vostri genitori tutta la vita, no, penso di no, volete comprare una casa con la vostra compagna, compagno, no? Quindi oggi comprare una casa è quasi impossibile. Il mutuo che ammesso che ve lo diano vi servono 30-40 anni per comprare una casa, è impossibile. Le pensioni gravano sempre più persone che vanno in età, si ritirano dal lavoro e giustamente sono sate, no, per la vita svolta, ma se quelli, i pensionati diventano di più di quelli che lavorano, voi capite, deve essere economista per capire che sistema correrà presto, no? Troppi pensionati, pochi lavoratori. Il debito pubblico, questo lo conoscete, no? È un grande debito pubblico. Partecipazione democratica, i giovani votano poco, continuate a votare poco e sempre meno, e questo non va bene. La salute,
La salute, per esempio, abbiamo misurato non la salute fisica, ma la percezione del vostro stare bene. Intervistati, molti giovani dicono che non si sentono bene, perché non vedono il futuro, perché sono preoccupati, magari non hanno più lavoro, è un po' più grande. Quelli che magari si sono laureati e devono stare in un call center a 200 euro al mese, dopo la laurea, ad ascoltare o promuovere la vendita di materassi, oppure chi si lamenta perché la linea telefonica non è. La ricchezza, oggi, l'ambiente, ovviamente lo conoscete, l'educazione, cosa costa formarsi? Il credit crunch, l'avevamo già visto, e cioè quanto è difficile avere denaro, farselo prestare, qualcuno di voi magari vuole fare un'impresa, vuole fare qualcosa di nuovo, servono soldi, nessuno mi dà niente. E poi una cosa importantissima che io in questi giorni ho scoperto in Sicilia, il digital divide, cioè il divario digitale. Il nostro paese non è coperto via internet, non c'è la copertura internet. Cioè, la Messina c'è, ma provate ad andare qua sopra a qualche paese, voi non lo conoscete più. Come si fa a lavorare? Come si fa a fare un albergo diffuso, un bed and breakfast, una piccola attività di promozione che potete immaginare voi, se Booking non riesce ad agganciare, se uno non può fare una prenotazione, se non potete dialogare con qualche altro vostro amico che ha una proprietà uguale, siete tagliati fuori, dovete scendere a Messina perché sennò sopra non potete da lì. Quindi 3 giorni che sono in un paese e per prendere la linea e mandare un gruppo dentro devo fare 1 chilometro perché non c'è la linea. Ma non è la Sicilia, è la Sicilia, è Lazio, è l'Alta Lombardia, tutto il nostro paese. È ancora colpito dal divario digitale. Con questo indicatore abbiamo misurato quanto è questo. E infine l'ultima, non ha bisogno di essere commentata, la legalità. Dove non c'è legalità non c'è futuro per i giovani. Se voi per avere un futuro avete scelto di compromessi, quello non è un futuro. Lavorare in nero non è un futuro, lavorare per la criminalità organizzata non è un futuro. No? Questa è una cosa che voi conoscete. Abbiamo misurato anche quello, quindi qual è il tasso di criminalità delle singole città, dei paesi, no? Delle regioni. Dove c'è alta criminalità c'è basso futuro dei giovani. Okay. Allora vediamo il risultato. Allora, questo è l'indicatore. L'abbiamo misurato dal 2004, cioè fatto 100 nel 2004. Che cos'era? Cioè, allora, tanto più sale questo indicatore, tanto peggio è per voi. Okay? È come la febbre. Allora, se nel 2004 era 100, nel 2012 era già 135. Naturalmente tutti quegli indicatori che avete visto prima, qua, sono espressi separatamente. Ma voglio per renderlo più semplice. Se il 135 nel 2012, poi vedremo tra poco, è il 170 nel 2020, come lo possiamo dire? Possiamo dire che nel 2004 il vostro viaggio era un viaggio percorribile a piedi, cioè si poteva in un certo numero di passi farsi una casa, una compagna, un compagno, un lavoro, non dico un lavoro fisso, un lavoro decoroso che vi permette di comprarvi una casa, avere un po' di svago, una macchina, fare vacanze, no? Vedete, non aspirare a avere una vita che vi porta a vedere il mondo, a viaggiare, no? Allora, nel 2004 questo si poteva fare a piedi, dei passi. Poi, nel 2015, servono delle miglia. Quindi, le unità di misura non sono più i passi, ma le miglia, e cioè più di un chilometro, e tante miglia. Nel 2020, abbiamo riscoperto il termine delle leghe, no? È un termine quantica, ma la lega sono diverse miglia. Voi nel 2020, quando voi avrete appunto 4-5 anni, qualcuno di voi già lavorerà, probabilmente all'università e al lavoro, avrete davanti ancora delle leghe. Se non vi basta vederlo nei termini di. Sto cercando di convincervi della gravità della cosa, cioè di quanto. Perché il problema che riscontriamo nei giovani è che voi non avete ancora la dimensione
di quello che vi aspetta, perché siete al porto, ok, state dentro, fate la valigia, no? Non siete ancora usciti, ma quando uscite non avete i passi da fare, avete le lì. Quindi la valigia è una valigia bella robusta, quello che sto cercando di dire, se no non è più. Ma abbiamo un altro problema. Le leghe, se fossero il percorso liscio, chi prima e chi dopo ci arriva. Cioè quello che cammina più piano ci metterà un 3 anni, quello che ce ne mette 10, quello che ne mette 15, no, siete uguali. Cioè chi va più veloce, chi va più piano, no? Lo vedete anche con i vostri compagni, no? Chi prende bei voti, chi ne prende meno, oppure chi è portato per una materia e invece magari non per un'altra. Io per esempio ero negato in francese, prendevo sempre, non so se voi sono uguali, 4, no? Io prendevo sempre 4 in francese. E quando leggevo la professoressa in francese era sadica, perché dava sempre i compiti, le verifiche, le dava dal più alto al più basso. E quindi io ero sempre monte, monte, il tuo tema, no? 4. Finché un giorno dice monte, parte dall'inizio, monte. Avevo copiato, ho copiato bene stavolta, sono il primo, e fa no, oggi partiamo dal fondo, 4. Però nonostante questo io ho un dottorato di ricerca che ho preso a Ginevra, cioè, perché poi dopo mi sono appassionato al francese e mi sono quindi laureato in francese. E io non potevo copiare perché dovevo studiare di credito. E non è detto che uno abbia mai una materia, magari per dopo invece. Ma abbiamo un altro problema, ragazzi, che se immaginiamo invece che quei punti, quei 100, non sono una distanza, ma sono un muro, un ostacolo che voi avete davanti. Allora, nel 2004 voi dovete, dove avevo i vostri colleghi, saltare un muro di 100 centimetri, un metro, tutti voi più o meno. Se vi date un po' da fare, un metro lo saltate, quindi tutti passano lo stacco. Vi siete lì. Quanti ne abbiamo in comune in questa conferenza? Beh, ragazzi, quanti saranno? 200. 200. Tutti e 200 fate un metro, lo saltate. Lo saltate. Se qualcuno si sente, tutti quelli normo dotati lo saltano. Okay. Quello non l'ho dotato, ha uno scivolo apposta per passarlo, per passare tutto il metro. Ma nel 2015 questo metro, avete visto, è 135 cm. Sono quelli più atletici, saltano un muro, cioè si arrampicano sul muro senza figli. Quindi qualcuno rimane dall'altra parte. E poi qualcuno non arriverà mai. Quindi è un escluso sociale. Questo è pericoloso. Non solo arrivate tardi, ma molti si perdono, non realizzeranno mai da loro, non arriveranno mai alla meta. Nel 2020 il muro è alto 1,75 m, chi lo sa? E quindi cosa succede? Che se noi interveniamo, voi non intervenite e vi ribellate, chi salterà il muro? Soltanto chi farà un buco, dunque passaggio nella criminalità organizzata, oppure si fa aiutare da qualcuno il familismo, cioè sareste costretti a ingegnare un meccanismo innegato, legittimo, per passare questo muro. Quindi, voi forse non vi ricordate, ma forse i Pink Floyd, sì, The Wall, questo muro voi lo dovete abbattere, chiaro? Cioè voi dovete abbattere quel muro, cioè, o meglio, dovete evitare che nel 2020 quel muro sia alto così, e nada bene che The Wall, cioè dovete fare in modo che non venga costruito quel muro lì, quel muro lì non deve esistere. Quando vi trovate davanti a quel muro è molto pericoloso, perché o lo buttate giù tutto, a quel punto al secondo momento bisogna evitare che ciò avvenga, voi dovete evitare che il muro venga costruito. È già alto 1,35 m, lo potete saltare, lo deve scendere, ma comunque lo deve saltare. 171 centimetri nel 2020, dato scientifico, questo è bello parlare di più, ma questo è il punto. Quanto è l'indicatore di vita? C'è anche un documento. Vivremo peggio dei nostri genitori, ci rifaremo sui nostri figlioli. Non è più possibile, perché non ci sarà più niente da rubare a qualcun altro. Voi dovete riprendere il vostro futuro, evitare che il muro venga costruito. Perché qual è la situazione? Qualcuno aveva visto il film Generazione 1000 euro, forse, l'ha fatto qualche anno fa. Adesso sono la generazione 500 euro, tanto è, dipende dalle regioni, è il tirocinio pagato obbligatorio, no? Non so se qua in Sicilia perché
esatto 450 euro, 12.000. La generazione che adesso è 500, non si vive con 500 euro, non certo a 30 anni, non certo fuori di casa, quindi non va bene. E questa vignetta ti dice, sono stato ricercatore, dice, che lavoro fai in ultimi mesi? Dice, sono stato ricercatore, poi ballerino, infermiere, pittore, artista, impiegato, catastro, gelataio, assistente sociale, scultore, panettiere e adesso di nuovo lo supermercato. Questo va evitato. Cioè, bisogna evitare che nel 2020 voi siate in quella condizione. Sono alto 1,75. Qui c'è anche il mio portale nel quale appunto lancio questo disperato. Allora, prima di tutto, ragionare un po' con loro, avrei delle domande. Voi dite, allora io sono pessimista. No, cioè, io ho una chiave di ottimismo, cioè, abbiamo misurato, sappiamo esattamente, abbiamo previsto che nel 2020 voi avete davanti un muro così alto. Quindi sono ottimista nel fatto che si riesca tutti assieme a evitare che venga costruito. Voi dite, ma come si fa? Allora, qui è il vero problema che avete voi. Voi dovete tornare a essere una collettività, cioè da solo nessuno di voi non ce la fa, come io da solo non posso, ma se tutti assieme voi cominciate a ragionare in questi termini e quindi a dire, signori, io voglio penalizzare tutti quelli che questa cosa, cioè voglio evitare, voglio che se ne parli. Intanto due cose, uno vi ha apprezzato comunque non aveva avuto, cioè dovete fare in modo che la scuola, cioè dovete essere, a voi è richiesto uno sforzo che l'ambiente non era richiesto, voi sarete un ambiente molto più pubblico. No? Dovete confrontarvi, ma soprattutto dovete mettervi tutti assieme e cominciare a ragionare affinché il vostro interesse venga fatto valere, perché sennò nessuno vi aiuterà. Cioè, c'è qualcuno che ci prova, io stesso, cioè, ci sono, non è che siete abbandonati, no? Però voi dovete reagire. Io, questo è un metro di misura. I giornali ne cominciano a parlare, le televisioni, cioè. Ogni volta dire sì, ma questa in Inghilterra sono molto più avanti di voi. In Inghilterra hanno cercato, siccome non avevano i soldi per pagare le pensioni, hanno fatto le cose, sono inventati i pension bond, cioè pagavano le pensioni con i buoni del tesoro. Va bene. Peccato che gli volevano dare un interesse doppio di quello di mercato. Questo è vero, significa? Significa che quell'interesse lo paga lo Stato adesso, lo paga lo Stato fra 25 anni, cioè voi. Gli inglesi hanno fatto un movimento apposta e hanno bloccato quella legge. Quindi bisogna cominciare tutti insieme a bloccare tutte le leggi che possono contribuire a costruire quel muro. E non è un problema di politica a destra e a sinistra, cioè qui proprio è generazionale, come per l'ambiente. Cioè voi dite, no, questa cosa non è tollerabile perché fra 20 anni mi la troverò sulla destra. Questo è un po' lo sforzo. L'ultima cosa che vi volevo dire, appunto, che poi è collegata a questo dibattito, quindi c'è una. L'economista viene a parlare e comincia a presentare un romanzo. Il romanzo è un romanzo d'amore impossibile. È una ragazza che ha 16 anni che ha un amore impossibile. Non vi dico perché è possibile, se non posso scoprire la trama. Perché parlo di un amore impossibile? Perché mi piace cercare di dimostrare che le cose non esistono cose impossibili. Come non è, come sembra impossibile evitare un muro da 1,75, è possibile farlo, è possibile evitare questo muro. Così come non esiste un amore impossibile. Ogni cosa è una dimensione, se uno una cosa fortemente la vuole, la può vivere. Quindi anche nel romanzo io seguo lo stesso filone. Ovviamente il romanzo non è una cosa pesante come messaggio, però chi volesse fosse interessato, come dice, siete tutti invitati a Villa Cianciafora alle 6 e lì si dibatte di un amore impossibile. Però torniamo adesso all'argomento, diciamo, della mattinata. Quindi, allora l'amore interessa molto. Direi di sì, perché tra l'altro, allora, anche questo discorso tema qua l'amore. È chiaro che, cioè, l'amore platonico esiste, però come si fa a vivere una vita di coppia se non avete i mezzi per sostenerla? Cioè, l'amore è bello, perché se da scuola devo andare a pensare che è una scuola, passa un messaggino, la si è uscita, ma quando siete più grandi, dovete avere una casa, un tetto, che fate? Vivete con il vostro compagno, la vostra compagna nella stanza a fianco di vostra madre e vostro padre, non credo sia possibile, no? Se uno abita in un posto o nell'altro, la macchina si servirà per andare a trovare la vostra pizza. Perché fate di mangiare la pizza tutte le sere, magari una volta al ristorante, ma poi non c'è un tasto, no? Le vacanze le dovete fare. E se vi
capita un figlio, cosa fa? Nessuno fa più figli perché costa tutto. Quindi anche il tema dell'amore, che il figlio economico qua viene considerato, ma è la condizione senza la quale. Poi è chiaro che ci può essere l'amore sotto le bombe, no? Ci sono dei film che raccontano le bombe di guerra, ma quanto deve durare questa guerra, questa recessione? Voi avete il diritto a fare una vita con anche i vostri sentimenti che siano umani, perché non dovete sempre rinunciare all'amore perché avete fame, avete bisogno, dovete lavorare magari per 500 euro fino alle 4 del mattino in un call center, uno appunto call center, però già è un esempio classico. Quindi, quando si parla di amore si parla anche di pregiudizi, cioè il problema è che la mattina abbiamo visto un muro economico. Nel pomeriggio di cui parlerò di un altro modo più complicato, che è il modo di giustizia. Perché l'amore è puro, può anche essere fatto tra due coetanei dello stesso sesso, cioè non per questo è un amore puro, giusto? Cioè, dobbiamo imparare a essere tutto avanti e quindi permettere a ciascuno nelle sue forme di esprimere la sua vita, la sua condizione sentimentale senza pregiudizi. Quindi nel pomeriggio parleremo di un altro modo che vi assicuro che non è tanto più basso di quello che visto. Chi vuole? Pomeriggio. Mi piacerebbe avere un po' di voce di gioco, insomma, perché poi gli eventi in genere vengono persone della nostra età. No, della nostra età, noi siamo giovani. Secondo la provvidenza. Quindi mi piacerebbe sentire, lo so che è difficile rompere il ghiaccio, però se io potessi uscire un secondo dal. Posso spostarmi da qua, dopo la date non mi vedo. No, non la vedono, no, perché se lei si sposta non la vedranno. Aspetta, non mi vedo. Penalizziamo. Chi è che è coraggioso che mi vuole dire? Allora, vi faccio una domanda generale. Dopo che lo avete sentito, qualcuno ha la rabbia? La rabbia. Rabbia. Cioè, siete così assuefatti, cioè questa cosa per voi era normale, la sapevate, la immaginavate.